Non c'è una parte del paese dove non è stata premiata la candidatura del centro-sinistra, per questo dico che è un segnale anche nazionale, perché effettivamente è un premio al buon governo e anche una responsabilità che noi dobbiamo essere capaci adesso di rappresentare. Però Marino è un candidato molto lontano dall'apparato del Partito Democratico, per esempio. Sì, ma è un candidato con il suo profilo, ma Marino è uno dei leader del Partito Democratico, ha fatto le primarie, cioè è un personaggio che con la sua originalità è espressione del Partito Democratico e lui stesso poi alla fine l'ha riconosciuto nel comizio di Piazza Farnese, quindi è per noi un grandissimo motivo di soddisfazione, anche perché riprendiamo Roma dopo la parentesi del centrodestra. I romani hanno bocciato la parentesi del centrodestra. Il congresso serve ancora e subito? No, il congresso serve, ma oggi è tempo di cui discutiamo di altre cose, poi ci sarà il tempo per il congresso. Sicuramente noi oggi siamo in generale più forti, questo è evidente. Non voglio neanche esagerare perché bisogna tenere i piedi per terra, però non posso non vedere una lettura dei dati che nessuno immaginava.